Allora, c'è una grande emozione, devo dire, per me. Alberto l'ha avuto come allenatore, ma sto parlando con il più grande allenatore del Parma, nessuno me ne voglia, della storia, con uno dei più grandi allenatori italiani. Un piacere essere qui con Mister Scala. Bentornato Mister, lei quando c'è il Parma che chiama risponde sempre presente. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie dell'invito, adesso non so cosa succederà, però mi auguro che la serata sia una serata piacevole e che il pubblico presente si diverta e ascolti quello che i miei giocatori avranno da raccontare. I suoi 11 storici ci sono tutti, e poi vi lascio. Io ho avuto l'onore di essere allenato dal mister. Il mister per me è stato un insegnante in campo e soprattutto fuori, perché per noi il mister è stato anche sotto certi aspetti come un padre. Tutto qua, non dico altro. Si stava commuovendo, dichiaro. Ma dichiara come giocatore com'è? L'ha un po' indottrinato lei anche dietro a fare le terzine. Le parole di Alberto sono emozionanti, però credo che Alberto abbia riassunto veramente il pensiero di tutta la squadra che io ho avuto il piacere e l'onore di allenare per 7 anni. È chiaro che Alberto è stato per noi una grandissima sorpresa, un grandissimo giocatore che ha dato a noi grandi soddisfazioni. Lui era partito come ala sinistra, noi l'abbiamo inventato come difensore laterale e credo che sia stato, che poi ha raggiunto la nazionale, quindi è un merito grandissimo che in questa serata dovremo riconoscergli. Diciamo, questo Parma del centenario che verrà creato stasera, con che modulo lo farebbe giocare? Perché lei era fedele al 5-3-2, 3-5-2, chiamiamolo come vogliamo, però ci sono tante punte questa sera, si riesce in qualche modo a farle coesistere tutte? Ma guardi, non sono i moduli che fanno vincere le partite, come ha detto Alberto prima, noi avevamo costruito un qualche cosa che è irripetibile, quindi giocavamo con 3 difensori, con 5, con 2, con neanche 1, andavamo tutti all'attacco. Cioè è riduttivo dire che quel Parma giocava in una maniera, perché quel Parma era un qualche cosa di irripetibile. Sta arrivando Natale, se lei dovesse fare un regalo al Parma, cosa regalerebbe, cosa metterebbe sotto l'albero per il prossimo anno alla squadra del Presidente Ghirardi? Ma io prima di tutto augurerei veramente la serenità, la tranquillità, la pace, e poi i successi è chiaro che bisogna meritarsi, bisogna guadagnarseli, però questo Parma ha le possibilità di arrivare molto in alto e quindi direi crediteci che questa rosa ha la possibilità veramente di ridarci le soddisfazioni che Parma si merita. È bello anche che parli a plurale, ridarci, è molto bello da parte sua perché è sempre uno di noi. Le faccio una domanda che va un po' controcorrente rispetto alle solite, cioè qual è il suo giocatore preferito. Io le chiedo, c'è un giocatore che l'ha allenato qui a Parma che non è mai riuscito a rendere secondo le sue potenzialità? C'è un suo rimpianto come giocatore? Non credo ben arrivo, però un giocatore che qui a Parma magari non è mai riuscito a rendere al top. Ce ne sono tanti giocatori che hanno partecipato in maniera marginale ai nostri successi e che hanno avuto, diciamo, poche possibilità di dimostrarlo, e veramente mi dispiacerebbe nominarne solo uno, perché ce ne sono tantissimi che hanno contribuito, restando all'ombra, a fare di questo Parma una grande squadra. Grazie.